Belén Rodríguez con accento acuto Guedes perde le staffe in difesa di Jeremías, le dure parole. Jeremías Rodríguez con accento acuto Guedes dopo la litigata, sua sorella Belén lo difende. In seguito alla litigata tra Jeremías Rodríguez con accento acuto Guedes e Simona, Belén Rodríguez con accento acuto Guedes ha caricato una foto del fratello sul suo profilo Instagram, la stessa foto profilo dell'articolo, e ha poi scritto una lunga lamentela in difesa del giovane ragazzo. Precisamente la conduttrice di Tu Si Quevales ha affermato che stava facendo un giro su internet e ha visto dei titoloni assurdi, frasi tolte dal contesto, virgolettati mai detti e insomma, come ha sottolineato la showgirl, delle cose assurde. Belén ha poi continuato, dichiarando che lei è sempre connessa e che legge tutti gli articoli che pubblicano su di lei o sulla sua famiglia, ma questa volta ha deciso di dire la sua. La Rodríguez con accento acuto Guedes ha quindi scritto rabbiosa. La casa del grande fratello è un format ideato per spiare 24 ore su 24 il comportamento di persone scelte ad hoc, persone che non potranno mai nascondersi, persone che saranno monitorate ogni giorno, secondo dopo secondo. L'unico particolare da ricordare è che la casa ospita personaggi dello spettacolo, dello sport e quindi queste persone saranno sicuramente più attente a quel che diranno anche perché conoscono meglio certi meccanismi televisivi, insomma quello che è ben visto da fuori e quello che non lo è affatto. Dopo aver spiegato cosa succede realmente all'interno della casa più spiata d'Italia, Belén ha voluto rivolgere agli haters di suo fratello una domanda, e ha richiesto la massima sincerità. Belén Rodríguez con accento acuto Guedes arrabbiata contro gli haters di Jeremías, questa cosa è assurda. Belén ha quindi chiesto a chiunque abbia scritto cattiverie contro Jeremías Rodríguez con accento acuto Guedes se nella loro vita quotidiana non si sono mai arrabbiati con qualcuno, e se quando accadeva non riempivano questo qualcuno di parolacce. Inoltre, la showgirl ha anche chiesto ai suoi fan se è mai capitato a loro di essere stati a casa a parlare in confidenza con un amico di qualcuno che precedentemente li aveva offesi, e se in quel momento fosse sfuggito a loro qualche brutta parola o pensiero. Insomma, il succo che ha voluto far capire la conduttrice di Tu Si Quevales è solo uno, a tutti della vita ci è capitato di perdere le staffe, e perché quindi crocifiggere in questo modo suo fratello? A tal proposito, Belén ha continuato. Beh se avessimo una telecamera attaccata al collo ogni giorno sono convinta al 1000 per 1000 che ne vedremo delle belle, perché l'essere umano è fatto di chiari e scuri, tutti. E chi davanti alle telecamere non sclera mai, o non dice mai una parolaccia, o non manda mai a quel paese nessuno, scusatemi ma sta recitando. Infine, la Rodríguez con accento acuto Guedes ha sottolineato che non sta giustificando il momento di rabbia di Jeremías al GF VIP, ma ha voluto solo far capire che tale momento è capitato a tutti, se ci pensiamo un po', e ha concluso il lungo discorso dichiarando che la violenza è una parola complessa, e prima di utilizzarla bisogna comprendere il suo significato.